un periodo in cui sto imparando pian piano a lasciare andare. Come ho detto nei miei video precedenti, se li avete guardati, sto piano piano imparando che il segreto per alla fine stare bene, per anche ottenere sia dal punto di vista di vita che da un punto di vista sociale, quindi di situazione di vita, è quello alla fine di imparare a quasi non avere aspettative, a essere attivo, ma essere inattivo contemporaneamente. Ed è un po' quello che tutta la spiritualità cerca di insegnare. E nel momento in cui si fa meditazione, quello è un po' l'obiettivo. Sto pian piano, da quando sono tornato dal Giappone, togliendo tutte le cose che mi stavano bloccando. Diciamo che io sono sempre stato, dato che ho fatto nuoto agonistico per tanto tempo, una persona molto disciplinata. E una delle cose che avevo letto ancora all'inizio nei libri di crescita personale che leggevo quando avevo 20 anni era: mi raccomando, la maggior parte delle persone fallisce nella vita perché lascia andare quelle cose, quelle abitudini che prendi e che invece non dovresti mollare, che il successo è piccoli passi ogni giorno, ma quelli che non ce la fanno è perché pian piano mollano. E quindi nella mia vita io ho sempre intrapreso nuove abitudini, nuove cose che mi hanno portato a migliorare, fino a che però non riuscivo a mollarle, non lasciavo andare perché avevo questa convinzione nella testa che lasciare andare era qualcosa di negativo, significava no, ecco, non hai più voglia di andare a box, non hai più voglia di fare chitarra, non hai più voglia di fare questo. È solo perché sei pigro. Se in realtà ti svegli prima o fai più cose, oppure se ti impegni, in realtà ce la fai. Tant'è che era diventata una cosa un po' tossica, perché mi ritrovavo una routine infinita con 150.000 cose da fare e invece di godermi quello che facevo, invece di avere tempo per la creatività, semplicemente erano diventate delle task da fare e finita lì. Quindi non mi interessava come le facessi, ma mi interessava farle e arrivare a fine giornata che ero stremato. Quando sono andato in Giappone, ho avuto per 3 settimane solamente yoga da fare come priorità. È la cosa che mi tengo tutte le mattine da fare, indipendentemente da tutto. Le altre cose, un po' quelle palline che stavo tenendo in gioco, le ho dovute lasciare sul tavolo per un po', tutte quelle attività, per 3 settimane. E questa cosa in realtà è da anni che è un po' la prima volta che mi succede. E mi ha dato modo che quando poi sono tornato, mi sono ritrovato sul tavolo metaforico tutte queste palline di attività stavo facendo prima di partire e quindi ho scelto consapevolmente cos'è che veramente voglio riprendere, cos'è che mi piace di queste cose fare, cos'è che mi sta dando risultati, qual è quel 20-80 di cose, quel 20% che mi sta dando l'80% dei risultati, sia da un punto di vista di benessere, ma anche da un punto di vista di raggiungere i miei obiettivi. E fu così che ho iniziato a tagliare tante cose, a lasciare da parte tante cose che non mi piacevano, a iniziare nuovi percorsi. Mi sono ritrovato con più tempo da dedicare alla mia routine, al mio benessere, tant'è che ho iniziato adesso questo percorso che avete visto in altri video, anziché vedrete in alcuni video, anche proprio sulla mia nuova routine, imparando anche da Brian Johnson, questa persona che investe molto sulla longevità, sulla sua salute. Quindi ho ritrovato una nuova routine per il sonno, sto riprendendo bene con la dieta, con l'allenamento, con tantissime cose e quindi migliorando un po' il mio benessere, come dico sempre prima, essere, poi fare, poi avere. Se imparo a stare bene ora, poi il fare viene da sé e l'avere idem. Invece che concentrarsi sul prima che cosa avere e poi fare e poi in base a quello stare bene, no, perché così diventi schiavo di quello che fai. E invece mi sto concentrando molto sull'essere, sull'imparare, sullo stare bene. E quindi da quando ho tolto queste cose, non solo le cose su cui mi concentro, quelle che per me valgono davvero, le cose giuste, l'integrità, la routine che ho ridotto, mi ritrovo con più tempo per fare queste cose fatte in un certo modo, quindi avere meno vulnerabilità, meno tempo perso e meno anche stress, perché è vero che uno stress positivo aiuta, ma nel momento in cui facevo tutte cose solo per finire la giornata facendo la routine era talmente lunga che arrivavo che tra una cosa e l'altra procrastinavo inconsciamente, guardando il telefono, facendo altre cose, e quindi diciamo che mi toglieva tutta la giornata. Non riuscivo, riuscivo a fare tutto, ma non riuscivo a fare qualcosa di nuovo. Ed era un problema perché mi sono ritrovato in questo feedback, questo loop negativo, questo cane che continua a mangiarsi e a mordersi la coda. E quindi questo pattern interrupt mi ha aiutato. Mi ha aiutato a uscirne e ritrovandomi più tempo, avendo una routine più sana, facendo meno cose fatte meglio, ho più tempo libero per dedicare proprio alla creatività. Non puoi essere creativo e creare qualcosa e concentrarti a fare le cose fatte bene se sei continuamente pressato.
Quindi ci vuole un equilibrio tra le due cose. E sapete come funziona la legge dell'attrazione o semplicemente i bias cognitivi? Nel momento in cui stai intraprendendo un percorso, un cambiamento, è come se vedessi quella conferma un po' in tante cose. E tant'è che, ad esempio, c'è stata una giornata, una luna piena importante poco fa, che era il Buddha Purnima, ed era la giornata in cui Gautama, il Buddha, ha avuto l'illuminazione, quindi il cosiddetto enlightenment. E quella notte stavo guardando un video appunto di Sadhguru in cui ha messo una frase, si parlava e diceva che l'illuminazione spirituale è una possibilità per tutti nel momento in cui diventa l'unica priorità o la priorità più importante nella tua vita. Ed è una cosa importante nella spiritualità, perché c'è sempre questa cosa. Come nella manifestazione, come in tutto, noi abbiamo tre risorse principalmente: tempo, energia e attenzione. Energia e attenzione in realtà sono un po' la stessa cosa. Però per farvi capire, il tempo non si può controllare. Però nel momento in cui controlli un po' l'energia, quindi dove metti la tua attenzione, è un po' come controllare il tempo, perché l'intensità con cui fai qualcosa è come se, come dice Einstein, il tempo è relativo, sembra che una cosa che ci si diverte a farla duri molto meno confronto a invece una cosa noiosa. Una persona che vive in modo intenso è come se facesse 10 vite in una, oppure in una settimana a volte di vacanza. È come se si vivesse un anno intero di una routine normale che invece si fa quando si va al lavoro. E questa cosa della priorità, insieme a tutto il percorso che ho fatto prima, mi ha fatto un leggero click. Il secondo click, anzi il terzo click, è arrivato poi con un video di Marques Brownlee, lo youtuber, quello che seguo sempre dal punto di vista di tecnologia, di innovazione, e lui ha fatto un discorso all'università, l'hanno invitato dove lui si è laureato, ha fatto un discorso in cui il succo principale del suo discorso di motivazione ai nuovi laureandi era che lui ha avuto successo, e anche Mr. Beast, se ci pensate, lo youtuber con più iscritti al mondo in questo momento, su YouTube, nel momento in cui YouTube, che è la cosa che lo faceva divertire, nel suo caso anche e soprattutto la tecnologia, nel momento in cui è diventata la sua priorità. Quindi ha detto come consiglio: trovate quella cosa che vi emoziona, vi piace, e fatela. Dedicateci. Anche Will Smith l'ha detto: commit, devi impegnarti. Esiste veramente qualcosa nella vita, nella storia, qualcosa di importante che qualcuno ha fatto senza questa devozione verso quello che faceva? E mi sono accorto, cavoli, è proprio così. Tantissimi insegnamenti che ho fatto nella vita sono questo. È vero, imparare ad essere, è vero, spiritualità, è vero, tutto quello che volete, ma qualsiasi porta nell'universo, sia dal punto di vista di vita che di situazione di vita, successi materiali, successi non materiali, qualsiasi cosa, si può aprire grazie, cioè noi umani possiamo aprirla, se per un determinato tempo dedichiamo appunto a qualcosa tempo, energia e attenzione, se diventa la nostra priorità. Come anche mi ricordo questo guru che diceva: se tu mi stai chiedendo adesso domande esistenziali, ma non ti vedo abbastanza disperato, quando queste domande diventano questione di vita o di morte, allora ti darò una risposta diversa. Ed è un po' la stessa cosa. Meno priorità si hanno, più quelle cose le si scava in profondità e quindi si trovano quei diamanti nascosti. Più cose si fanno, quindi meno priorità si hanno, e più si scava in largo ma in superficie, quindi si ottengono potenzialmente meno risultati. Quindi il segreto, il trucco, è veramente quello di essere come un laser, come una pentola, essere costanti, essere concentrati, una pentola che bolle, scusate, il fuoco. Per far bollire l'acqua serve un costante focus, una costante temperatura e continuare in quella direzione su quella cosa. Se invece si continua a cambiare fornello, se continua a spegnere e accendere, se continuano varie cose, non succede niente. Il laser riesce a bruciare la foglia nel momento in cui è concentrato per un tot di tempo su una cosa singola. Più è concentrato e più è forte. E tutto nella natura funziona così. Allo stesso tempo, come dicevo nei video precedenti, la priorità sì, va bene, ma ci sono altre due facce della medaglia che bisogna stare attenti, quindi una medaglia un po' strana con tre facce. La prima è Marco, ma nei video ci parli sempre di lasciare andare. Come posso io concentrarmi così tanto su una priorità e lasciare andare allo stesso tempo? Lasciare andare significa principalmente imparare a stare bene in modo slegato da quello che si fa, quindi essere prima di fare e poi di avere. Poi le cose che vuoi fare nella tua vita, nella tua storia, quel dramma che ti sei creato, quello è un'altra cosa. Lì puoi fare tutto quello che vuoi, puoi avere tutte le priorità che vuoi, ma la base di stare bene, la base di imparare a essere conscio dei tuoi pensieri, di come stai, e quindi essere un po' slegato, come diceva il Buddha, dal frutto dell'azione, quindi non importa che questa cosa, nonostante sia la tua priorità assoluta, non importa che
ti dia i risultati che vuoi, sì, li hai gli obiettivi, ma allo stesso tempo è una cosa che comunque ti emoziona fare, è qualcosa che vuoi fare, indipendentemente dal risultato, e stai bene, anche se non lo ottieni, quello è lasciare andare. E la terza faccia è, sì, ma quello vuol dire essere ossessionati, cioè se io vado ad avere una priorità assoluta divento ossessionato. E ragazzi, purtroppo sì, nel senso che alla fine i geni che hanno portato qualcosa di grosso in questo mondo erano dei pazzi, la maggior parte, erano ossessionati. Steve Jobs, Elon Musk, dormono letteralmente nel garage di casa loro mentre ideavano le idee che hanno avuto. Mr. Beast pensava a YouTube 24 ore su 24 prima di fare i video. Tutta la gente che è un po' un genio, semplicemente è un genio, o ha portato a concretizzare il loro genio perché erano ossessionati da quella cosa. Ma essere un genio non vuol dire stare bene, non vuol dire fare una vita bella. Tanti geni hanno creato qualcosa di pazzesco, ma hanno avuto una vita orribile. O comunque non è che stanno tanto bene. Quindi l'obiettivo è non per forza essere un genio. Il genio comunque esce nel momento in cui sia, sì, un obiettivo e una priorità, ma non deve essere l'unica cosa. Non si devono avere 100.000 priorità, ma allo stesso tempo hai quelle due, tre priorità. Poi ognuno sceglie da 1 a 5 o quante se ne vuole. Ma più se ne ha e meno c'è focus. Quindi avere quell'obiettivo, quel purpose della vita, quella cosa che veramente la mattina ti emoziona, che alla fine un po' in generale è lo star bene, perché la maggior parte delle persone è quello che mascherato in tanti modi alla fine cerca semplicemente è lo star bene, la pace, l'amore, la gioia, la libertà, è la verità, è un po' sempre quello, è la bellezza mascherata in tanti modi, ma è quello. Ma comunque tenere spazio per essere, quindi per avere una base stabile su cui costruire, perché se non avete una base stabile su cui costruire, i mattoni crollano, la scala, si fa fatica a salire su una scala e essere confident e avere coraggio e creatività mentre si sale una scala se non è ben stabile. Quindi va bene avere una priorità, ma se non si vuole cadere nello star male, bisogna avere anche quelle priorità di salute, la priorità di avere delle relazioni e di dare amore, di servire le persone. Bisogna avere anche una piccola priorità dal punto di vista sociale, quindi avere un'entrata, qualcosa che ti dia stabilità da un punto di vista di sopravvivenza. Quindi sopravvivenza, la salute, il benessere, essere e dopo avere anche la priorità del resto. Se no si può cadere nella trappola di, ok, fare cose assurde nel mondo, ma allo stesso tempo fare una vita mediocre. O comunque in cui si sta male. Quindi ecco qua ragazzi, in realtà è un po' un mio pensiero che volevo condividere con voi, perdonatemi il video lungo. Se avete qualsiasi domanda lasciatemela qui nei commenti o scrivetemi su Instagram nei DM, vi lascio in descrizione i video precedenti di cui parlavo di questi argomenti. E grazie di tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!